Guarda che carina sta tartarughina. Aspetta, che ti do un fiorellino molto carino. Guarda, guarda come carino. Piccolina. Ma cosa... Ciao. Teo, cosa stai facendo, nonno, di queste sciocchezze? Guardala. Ah, sì, la vedo, wow, che bella, si vede. Ma quanto è piccola, scusa, perché io non è che la sto vedendo molto. È un po' piccolina, però è molto carina. Guarda, mamma mia, sono Bene, no, innamoro. basta, 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 perché qua dobbiamo fare altro. Ok, Che allora, dobbiamo tu... fare? devi sapere che oggi dobbiamo fare la tavola Ouija. I nostri amici se ne sono No. andati, e chissà dove se ne Scusa? sono andati. Sì, no, sì, No, io non dobbiamo... la faccio. Sì, la dobbiamo fare insieme. Però, guarda un po', non so chi sia arrivato qua e ci ha ricostruito la casa. Piccola upgrade casa Dunis. Non lo so chi sia, però è Qualcuno un l'ha buon uomo. scritto. È un buon uomo, assolutamente. È molto carina. Io non so chi sia stato davvero. Sarà Poi stato che uno dei casa? nostri amici. Tipo, non lo so, il Sì. signor Scurreggino. Poi non lo so, magari lo conosceremo in futuro. Oh, guarda, qua c'è il nostro computer bellissimo. Invece, Sì. qua ci sono. Beh, bello, caspita. Mamma mia, che tour, signore. Che tour della casa, pazzurdo. Entrata direttamente sul pattume. Esatto, hai visto? No, però devo dire che è un bel lavoro. Allora, adesso però dobbiamo fare la tavola Ouija. Quindi, Ok. non sconcentriamoci da questo incarico molto Ma io non importante. la voglio fare, amo, comunque, Scandisci bene le parole tu, perché io non capisco niente di quello che stai dicendo. Allora, le regole classiche per la tavola Ouija sono mettere le dita sulla planchette, che sarebbe sulla la cosa. panchette. Esatto, sarebbe quella cosa lì piccolina. E poi fare la formula che sarebbe: Oh spiriti che ci sentite dall'aldilà, cagateci per. Però qua non ho Scusa, scritto. Cioè, non era così, mi sa. e poi tipo puntini puntini, nel senso che continui, no? E poi dopo la terza regola, ciao, nel senso io scrivo, cioè nel Ciao. senso praticamente sarebbe mettere su goodbye, che significa ciao. Allora, Ah. si parla forte, se no ti devo Scusa. sculacciare. No, Sì, hai no, questa, mi ragione. dissocio da quello che ho detto perché ho detto questa cosa, non lo so. Va bene, Oh, no, l'ho no. rotta. Gli spiriti si arrabbiano? Dov'è la tavola? Sì, Ce l'ho. potrebbero arrabbiare, si potrebbero molto Scusate, arrabbiare. spiriti, scusate. Oh, 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 spiriti dall'aldilà. Com'è che era mai la mal di pancia formula? per caso? Vai a cagare. Sentite, allora, oh spiriti che ci sentite dall'aldilà, cagateci. Per poter maledire una persona qui presente in questo mondo, in questo universo, in questa realtà. Cagateci, Oddio. spiriti! Oddio, adesso scende Zeus fra poco, eh. Oddio, Oh cos'è? mio Dio, ma cos'è stata? Hai sentito? Nonno, porca puzzardona! Cos'è? Eh Aspetta che sì, faccio una craft story. sa cos'è Oh, stato. ragazzi, ci sono gli spiriti, sentite? Oh mio Oddio, Dio, che hai sentito? bestie. Sì, 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 Eh sì, sì. sì. Allora, praticamente dobbiamo. Allora, spiriti, grazie che ci siete qua. Dobbiamo essere cortesi con gli spiriti, sennò poi dopo Ok. ce lo mettono nel sedere. Devi sapere No, questa cosa. È una scusa. caratteristica degli spiriti, non ti devi spaventare però, perché Scusa. finché noi saremo cortesi, loro saranno cortesi con noi. E parla ad alta voce, sennò poi dopo ti. Hokeyozo! No, oddio, no, mi cadono gli occhi dopo. Vabbè, non avevo Ormai. detto nulla. No, per ora ancora niente. Allora, vediamo. Spiriti, carissimi, che ci sentite dall'aldilà. Potreste dirci, potreste comunicarci come noi potremmo mai fare per poter maledire il dottore che è venuto dall'isola, da quell'isola lì, Ah, lontana, lontana, che ci sta perseguitando in cosa ti questo rispondono? momento. Aspetta, sentiamo bene, magari ci stiamo Ecco, sì, parlando. esatto. Wow! Mi si... Oddio! Adesso tu dovrai fare una cosa. Cos'è sta voce? Incredibile! Certo che tu comunque ti sei buggato tutto quanto, nel senso molto, cioè, Oddio, in che senso? perché probabilmente le corde vocali ti si sono triggerate Ah. leggermente. Però aspetta, lo spirito mi ha parlato, hai sentito, ha detto Eh sì, una ho cosa. sentito, è Secondo una me voce orribile. è stato il diavolo in persona, secondo me, ma non No, ti no, no, preoccupare. spero di no, cioè. Dovresti fare una cosa. Oddio! Chi è? Chi è questa voce? Adesso vai al pozzo infernale, vai al Oddio! pozzo maledetto e butta tutte le gemme che hai nell'inventario. Oddio! Cos'è? No! Cosa è stato? Svegliati, svegliati! Oh Per mio Dio. favore! Stai bene, stai bene, stai bene, stai bene! Ok, aspetta. È stato lo spirito che mi ha impossessato, hai Un altro sentito? pugno? Sì, dai! Basta, basta. Mannaggia, sennò ti. No! Gli occhi! No! Gli occhi! Vabbè, ma è Guarda che lo caduto richiamo, fiorellino. eh.
No, no, non ti, devo, ti devono cadere gli occhi. Ti ho detto mille volte che ti devono cadere gli occhi. No, no, basta, proprio ti devono cadere gli occhi. Fai cadere un occhio immediatamente. Fai, ho detto di fare. Vieni qua. Fai cadere. Ti è caduto un. Quello è un cuore. Perché è un cuore? Fai cadere, no, un cavolo di occhio, ho detto. Aiuto. Ah, mi è caduto il cuore. Sì. Va bene, ti è caduto il fuore, il fuoricino. Allora, a quanto abbiamo capito, dobbiamo buttare queste gemme qua dalla, okay, di là, hai capito? Nel pozzo maledetto. No, non ho capito, cioè, sì. Sì, allora io so dov'è il pozzo, perché lo spirito, no, sì, lo spirito me l'ha indicato, devi solamente seguire me. E poi comunque a, okay, volte potrebbe anche impossessarsi di me nuovamente. No, tipo... per favore, ti picchio, Oh, bestia, oh, risvegliati. Ma stai... tua nonna, ma esplodi, okay, 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 okay. Okay. Hai ragione, è che quando mi picchi poi dopo io sento dolore, ma lo sentono anche loro, quindi il picchiare a volte funziona. Ok. Allora, magari forza. Una spada lunga, ok, sì. Scusa, cosa? No, 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 la spada lunga assolutamente no, anche perché poi dopo potrebbe essere che io mi arrabbio. Forza, andiamo, nonnino, nonnino, vieni con me. E poi comunque mi devo dire questo libro da qua, perché praticamente io lo odio molto. Vediamo se io chiamo i miei amici sulla videochiamata. Ok. Nessuno mi sta rispondendo comunque. Pronto? C'è qualcuno? No, mi non c'è nessuno. Ma perché probabilmente se ne sono andati veramente ad un altro paese. E quindi già, quindi niente. Forza, vieni nonnino, vieni, vieni, sì. Allora, comunque questa cosa, niente. Lasciamo per... No, niente, non puoi capire quello che ho appena detto. Però... facciamo non finta voglio che... capire. Perché poi questa cosa tu non la puoi capire, come molti altri non possono capire. Però il posto deve essere qua. Ah, poi qua ci dovrebbe essere il tizio che... No, mi sa che non sta lavorando, non è di servizio. Sì, è in pensione. Non è di... Oggi. Cosa hai fatto? No, no, ho parlato basso, vero? Hai parlato basso. Oh no, 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 che mi cadono 10 cuori. I cuori. A parte che non riesco... Non mi cadono, purtroppo sono fissati con l'attack. Ah, si cadono benissimo, cadono. Allora te li faccio staccare io dal sedere, però. No, no, c'ho un cuore. No, non è vero, non c'ho un cuore. Mi sta rigenerando. Ma no, non mi uccidere, per mi sa favore. Che ti sono cadute anche le corde vocali, perché si sente molto strano. Comunque, forza, vieni, 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 vieni. Okay. Allora, questo, come puoi vedere, è il pozzo maledetto, quello là. Ma non è un pozzo questo. È una fontana. È una fontana. Sì, sì, sì. Beh, no, non capisco cosa ci sia di maledetto in realtà qua. Però secondo me c'è qualcosa di maledetto. Secondo me questi sono questi tronchi che hanno fatto un qualcosa. Non lo so, vabbè. Vediamo. Se non andate a male. Cos'è successo? Chi è questo uomo qua? Sei Ermonde, guardia, una guardia. La salve, guardia, signora guardia. Proprio brutta. Oddio, no, 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 hai fatto una cosa che non dovevi fare. Hai fatto una cosa che... Chiedo venia, scusi. Scusi. No, adesso come faccio? Non lo, io veramente sono sconvolto da te. Ti devo ti devi no. vergognare. Non ma... uccidila. Ormai, cosa ci posso fare? Io non ho no, le armi. No, me. Poi comunque devo dire, no, no. Fa bene, cioè devo dire che è molto bello. Sì, comunque brava signorina, può continuare. Hai visto? Mi pure... No, molto brava, molto brava. Tu mi stai insultando. Ma certo, ma è normale, ma è normale. Aspetta, aspetta, vediamo un attimo, okay, se calma, hai visto? Beh, ma perché ci ho interagito io. Io so come interagire con le persone, non come te che le picchi. Forza, vieni qua che mi dobbiamo fare il rituale. L'abbiamo fatto. Dai, sei no, deficiente. Mi insegue. Vieni qua che dobbiamo fare questo rituale, mannaggia te, che adesso mi fa proprio arrabbiare, okay, il fatto che tu non ci stia essendo. Ma perché mi segue? Vabbè. Ok, adesso dobbiamo buttare altro che ci sei. Evita di ripetere ci sei, sennò poi dopo niente. No, mi segue, mi segue. Stai zitto! Oh, mannaggina. Dobbiamo concentrarci. Forse non hai capito hai che ragione. Questa è una cosa molto importante. È molto seria, hai ragione. Allora, dicevamo prima che questo qua mi interrompesse. Porca miseria, queste musiche di M. Guarda, io a volte proprio sono offeso con queste musiche. Vabbè, comunque, stai fermo. Sì. Buttiamo le cose nel coso e poi diciamo: oh, io maledico il dottore che ci insegue sempre. Oh, oh, che belle! No, che belle. No, 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 non le prendi, non le prendi, sai. Signorina, non si avvicini perché queste sono gemme che devono stare qui assolutamente. Posso, quindi... No, voglio vederle però, cioè, sono molto carine, Sono molto carine, sì. E poi secondo me le possiamo anche riprendere, perché tanto ma cosa comunque... fai? Ma scusa, ma no, lasciale lì. No, tanto ormai il dottore è stato maledetto. Infatti, chiediamo al signore se sono state maledette, perché secondo me sono state al un po' signore. Maledette. Sì, 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 cioè, sì. Ai signori, non lo so. Potrebbero esserci più signori. Adesso okay. li sentiamo, perché sono molto curioso di sapere ciò che dicono. Sono molto curioso di sentire la loro opinione. Adesso li sentiamo. Ok. Adesso oddio, il coso è stato maledetto. Non ho capito nulla, mi scusi, puoi ripetere? Tenere, le gemme si possono tenere. Ah, il dottore è stato maledetto. Il cosa? Dottore è stato maledetto.
stato maledetto. Vabbè, allora è semplicissimo, ma chi se ne frega, quel dottore adesso può esplodere, cioè. Hai ragione, esatto. Comunque è molto inquietante il fatto che da dentro me stiano parlando tipo degli spiriti. È abbastanza inquietante, poi c'è la musichetta sotto, è un po' brutto, vabbè, lascia stare. No, bestia. Cioè, giusto perché mi stavi un po' sulle pappole, quindi ho detto, ma perché non dargli una mazzoccata in testa? Ah, una, ma ho parlato cocchiata. No, 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 hai parlato, certo, però comunque quando mi stai sulle palle, ma questa qua ti deve seguire ancora, cioè mi sa che sei innamorata. A quanto pare mi vuole bene adesso. Oh, la ship fra Seymour e e la spadaccina e sì. Nonno. Andiamo, forza, adesso dobbiamo andare. Comunque chissà che fine farà il dottore, cioè nel senso, porca puzzarda, se ci pensi adesso il dottore è completamente fuori di te. Probabilmente adesso gli staranno capitando di tutti i colori al povero dottore. Io sono molto curioso di sapere ciò che gli sta succedendo. No, no, ma sei cattivo, io mi dissocio da tutto ciò.